Il Vangelo di oggi ci mette davanti l'interrogativo più importante della nostra vita. Qual è la cosa più importante per noi? Che cosa ci rende veramente felici? Cosa ci consiglia Gesù? Per prima cosa, ascolta. Rimani in silenzio e crea il silenzio attorno a te. Zittisci tutte le voci che ti tolgono la pace. Lo Spirito Santo è dentro di noi, però ci parla con una voce lieve, soave. Per ascoltarla dobbiamo essere vigilanti. Seconda cosa, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Dobbiamo liberarci da tutto ciò che ci rende schiavi. Facendo così, il nostro peso diventerà leggero e acquisteremo la pace del cuore. Poi bisogna amare con tutto il cuore. Dall'ascolto profondo nasce l'amore, un amore senza limitazioni che porta con sé la felicità più grande che l'uomo può sperimentare su questa terra. Questo amore ha due volti, l'amore per Dio e l'amore per il prossimo. Questi due amori devono andare insieme, non sono separabili. Solo chi ama ed è innamorato è capace dei sacrifici più grandi. Quali sono i cambiamenti che potresti fare nella tua vita per amare di più Dio e i fratelli? Cosa ti rende schiavo? Quali sono le cose che per te sono più importanti di Dio? Come ascolti la parola di Dio?